Cesare Cremonini, dopo Londra, se ne va in giro sui colli bolognesi. Cesare Cremonini è tornato nella sua città e ha voluto aggiornare i suoi tanti follower, che lo seguono sia su Facebook che su Instagram. Per farlo, ha parafrasato le parole di quello che è stato il suo primo successo, quando era ancora un ragazzo che sognava di sfondare nel mondo della musica con il suo gruppo, il Luna Pop. In giro sui colli bolognesi con il nuovo CD nelle orecchie. Ho passato la giornata in giro per la mia città, percorrendo tutte le strade dei colli bolognesi, come vuole la tradizione. Nelle orecchie tutto il nuovo album. A volume stratosferico, mi sono passati dentro 2 anni di vita dedicati a qualcosa per cui davvero valeva la pena. Mi sembra un sogno averlo con me e non dentro la mia testa. Stiamo per rivederci ragazzi e ai fan subito è sembrato di sentire le note di 50 Special, il brano del 1999 che ha lanciato Cesare Cremonini e il suo gruppo dell'epoca, i Luna Pop nel mondo della musica. Naturalmente, è bastato questo breve messaggio per infiammare i follower e farli partire all'attacco con commenti e like. I fan del cantautore bolognese non vedono l'ora di ascoltare il nuovo CD del loro artista preferito, che per il momento non ha neanche un nome e lo supplicano di non farli aspettare fino al 24 novembre, data prevista per l'uscita dell'album, per sentire qualche canzone nuova. Cesare non dice se lancerà un singolo un po' di tempo prima, ma assicura, in risposta ai commenti di un amico, che il nuovo lavoro è 4 album in uno. Cremonini è anche uno dei tantissimi artisti che il 29 settembre hanno ricordato Lucio Battisti, a 50 anni dalla pubblicazione del pezzo che lanciò il grande cantautore sulla scena musica italiana. Cremonini ha pubblicato un breve estratto dalla canzone 29 settembre con una semplice didascalia cancelletto 29 settembre cancelletto Lucio Battisti cancelletto canzoni, non è stato necessario aggiungere altro. Dopo Battisti, l'altro omaggio è per Lucio Dalla. Cesare deve molto ai grandi cantautori italiani e, dopo Battisti, cita un altro maestro scomparso prematuramente, Lucio Dalla. In un video pubblicato su Instagram, in cui lo vediamo fare footing, Cesare scrive, "Io mi sto preparando, è questa la novità", frase tratta da uno dei più grandi successi della canzone italiana, L'anno che verrà, canzone di Lucio Dalla del 1979. Cremonini è molto legato al cantautore bolognese, proprio di recente aveva pubblicato uno scatto del passato che li ritraeva insieme, con loro anche Francesco De Gregori. Ma nella didascalia del video, Cesare cita anche se stesso, con gli hashtag cancelletto più corsa meno gregose, facendo riferimento a uno dei singoli contenuti nel suo album precedente, preso a sua volta da una nota marca di vodka. Il consiglio implicito del cantante è di bere meno e fare più attività sportiva. Intanto, l'attesa per l'uscita del nuovo lavoro si fa sempre più forte, nonostante i continui aggiornamenti su social network. Finora, conosciamo la data in cui uscirà, il 24 novembre, ma Cesare non ha ancora svelato il titolo dell'album, che continua a chiamare Cancelletto Benedict Album, Album Benedetto. Chissà se dovremo aspettare il giorno di uscita per conoscere il titolo o il cantautore ci darà qualche indizio nei prossimi post.